Il design di interni è fatto di luce, colore e texture, condizioni di comfort ambientale e arredo. È l'habitat in cui viviamo. Questi i temi del workshop di Infoprogetto dell'8 marzo 2016 a Milano, a Palazzo delle Stelline. Il workshop Design d'Interni ha portato in dote a più di 500 architetti presenti una serie di interventi e novità importanti in un settore che è al limite tra architettura e design e, come ha ricordato l'architetto Marco Piva, è campo d'elezione del Made in Italy nel mondo. Un workshop valevole per 6 crediti formativi, un'occasione per conoscere le aziende migliori del settore, i nuovi prodotti e le migliori tecnologie del mercato. La mia una posizione un po' particolare perché, pur essendo architetto, in realtà ho lavorato molto sul prodotto, sull'abbigliamento, e quindi è un po' naturale per me non vedere una netta distinzione tra quello che è l'oggetto, il modo di esporre l'oggetto, e quindi concepisco la progettazione a 360 gradi. È vero che è cambiato il modo, soprattutto per quanto riguarda il retail, di proporre il prodotto per dare anche un'alternativa a quelle che sono le nuove metodologie di vendita online, quindi creando quella che viene definita la shopping experience, o comunque il piacere di andare a trovare, a vedere gli oggetti. Quindi ormai la contaminazione non è solo tra l'architetto e il designer, ma anche tra la comunicazione, l'allestimento, la museografia, e diventa proprio un progetto di entertainment nello spazio abitativo, nello spazio espositivo.